Stamane viene inaugurato questo sportello anti-racket, è un primo segnale dopo l'escalation di crimini che c'è stata, attentati dinamitardi, rapine. Come risponde la Confesercenti? Quali sono i primi passi? Quanto è importante per voi? Allora, la Confesercenti risponde con la creazione di uno sportello amico che è scritto regolarmente nell'albo della prefettura. Questo l'obiettivo è quindi di aiutare i soggetti che sono in difficoltà economica e quindi che sono a rischio di usura o soggetti che sono già sotto usura, quindi ad accompagnarli quindi in maniera graduale, quindi a ritornare alla loro vita naturale. Questo in che maniera? In una fase, quindi una prima fase, quindi per soggetti che sono già a rischio e quindi che sono a rischio di usura ma ancora non sono potenziali, quindi a rischio di usura. In una fase repressiva di soggetti quindi che sono già indebitati e sono sotto usura ma non hanno ancora maturato la volontà quindi di denunciare, e poi in una fase quindi finale di soggetti quindi che hanno quindi denunciato i loro usurai, e quindi in questa fase in maniera molto sicura viene messo in sicurezza quindi il soggetto e lo si riaccompagna quindi semmai nella fase del processo, quindi l'associazione si costituisce parte civile, gli si dà assistenza legale, gli si dà assistenza fiscale, finanziaria, insomma le si cerca di riportarlo ad una normale attività sia personale che lavorativa. Questo sportello amico si affianca a questo sportello anti-racket in sostanza, o è la stessa struttura? È la stessa struttura, diciamo. Quindi stamattina presentiamo questo progetto in sinergia con l'amministrazione, insomma. Sì, perfettamente, proprio questo qui, anche perché l'amministrazione quindi non dovrebbe sopportare nessun costo, la struttura si dota già di un numero verde, è un sistema già pronto e collaudato, quindi l'amministrazione fa solamente da garante, da avallo per il sistema che dovrebbe, speriamo, non dovrebbe iniziare. È già attivo questo numero, lo vogliamo dare, se è già attivo? Il numero verde è già attivo e risponde al numero 800 900 767, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.